sono Natale di Turbolab.it. Oggi ho in prova Incipio Off-Grid Power Pack. È un Moto Mods, quindi uno degli accessori compatibili con Motorola Moto Z. Vediamo di cosa si tratta. Come detto, si tratta appunto di un battery pack da 2200 mAh che possiamo collegare tramite il connettore proprietario Moto Mods a Moto Z. Dunque, per il collegamento procediamo a staccare la cover fornita in dotazione a Moto Z. A questo punto basta avvicinare il Moto Mods e magneticamente i due si collegano. La batteria viene automaticamente riconosciuta dal telefono, che ce la presenta appunto sotto forma di sulla schermata di gestione dei nostri Moto Mod. A questo punto abbiamo due possibilità: possiamo scegliere la modalità predefinita, cioè viene scaricata automaticamente la batteria dell'off-grid per mantenere sempre carica al 100% quella interna del telefono, oppure la modalità efficienza, che appunto fa in modo che la batteria esterna venga scaricata solo fino a mantenere carico all'80% il device. La batteria è molto pratica da collegare e permette addirittura di mantenere il telefono. Il collegamento è molto forte perché è magnetico. È un po' meno comodo invece da staccare, perché bisogna appunto infilare un dito qua sotto e vincere la forza del magnete. Una volta accoppiati, ecco qua, l'intero sistema si ricarica tramite la porta USB Type-C del telefono stesso. Viene caricata prima la batteria interna del telefono e quindi quella esterna del nostro off-grid. Moto Z di suo è molto sottile e anche con la cover fornita in dotazione rimane uno smartphone decisamente slim. L'aggiunta del nostro power pack aumenta un pochino lo spessore, diciamo che i 79 grammi di peso si fanno leggermente sentire. Soprattutto, al di là del peso, è lo spessore del telefono e quindi la maneggevolezza che tende a aumentare un po'. In realtà, rispetto ai benefici di autonomia che questa batteria fornisce con i suoi 2200 mAh, è comunque un sacrificio che possiamo dire essere vincente. Nella mia prova pratica il sistema Moto Z più Incipio off-grid mi ha garantito circa 3 giorni di autonomia con un uso misto tra l'uso del Bluetooth, la navigazione web, uso di social, posta elettronica, messaggistica. In linea di massima sono piuttosto soddisfatto di questa soluzione, è stato un buon acquisto perché rispetto all'uso di un battery pack esterno è sicuramente molto più pratico e molto più piacevole da utilizzare che non avere la corda e il pacco esterno. La principale problematica che dovete affrontare al momento dell'acquisto è dovuta al fatto che per forza di cose questo battery pack sarà compatibile solo con questo telefono e probabilmente, ma non è garantito, con tutti i nuovi telefoni di Motorola che usciranno. Quindi dal momento in cui fra 3-4 anni ci libereremo di questo Moto Z, compreremo un telefono nuovo, l'off-grid rimarrà un interessante fermacarte. In realtà in questo momento per una spesa di circa 70 euro ci garantisce un giorno e mezzo in più di autonomia rispetto all'uso del solo telefono, quindi può essere sicuramente una buona scelta per chi si trova a rimanere lontano per molto tempo dall'alimentazione corrente. Per Turbolab.it io sono Zani e questa era la prova di Incipio Power Pack.